Le stagioni non sono tutte uguali e anche il nostro organismo cerca di adattarsi a clima, abitudini e alimentazione. L'estate per il paziente cardiopatico può essere una stagione faticosa e vale la pena di offrire qualche suggerimento da adattare ad ogni singola persona a cura del medico di riferimento. In estate, con l'aumento della sudorazione, potrebbe essere utile ridurre il dosaggio dei diuretici, ovvero di quei farmaci che aumentano l'escrezione di liquidi attraverso le urine, farmaci quali il furosemide, idroclorotiazide e indapamide. Per lo stesso motivo, la pressione arteriosa tende a scendere un po', anche se non necessariamente. Si potrebbe quindi rendere utile, previe misurazioni ripetute della pressione per qualche giorno, ridurre i farmaci ipotensivizzanti. Ma si badi che ho detto ridurre e non sospendere. Alcuni farmaci molto usati in cardiologia, come il potente antiaritmico, amiodarone, possono dare ipersensibilità cutanea al sole, ragione per la quale questi pazienti sarebbe bene si esponessero al sole con adeguate protezioni. I portatori di pacemaker è bene che non espongano mai per ore la parte del torace dove è collocato l'apparecchio, poiché il calore, attraverso la cute, potrebbe surriscaldare le parti metalliche dello strumento. Se al mare la pressione tende a calare per il caldo e la sudorazione da esposizione al sole, in montagna, al contrario, la pressione arteriosa tende a salire mano a mano che ci si sposta verso l'alto dal livello del mare. Non c'è un limite di altezza sopra il quale la pressione aumenta e sotto il quale la pressione non aumenta, ma è un processo progressivo. Si potrà evitare l'insorgenza di una crisi ipertensiva monitorando i valori pressori nei primi giorni di permanenza in montagna ed in caso di progressivo aumento degli stessi ci si faccia suggerire preventivamente dal proprio cardiologo quale farmaco aumentare temporaneamente. In caso di viaggi lunghi, si abbia l'accortezza di fermarsi di tanto in tanto per camminare e di idratarsi abbondantemente, così da evitare che la stazione seduta prolungata e la disidratazione possano favorire la formazione di trombi a livello delle gambe che potrebbero poi distaccarsi e causare un'embolia polmonare. Chi abbia una qualche forma più o meno severa di cardiopatia o una terapia farmacologica piuttosto complessa, sarebbe bene portasse con sé in vacanza il referto dell'ultima visita cardiologica, con un elettrocardiogramma e anche le scatolette di tutti i farmaci assunti. In caso di necessità di ricorso a un sanitario, sarà così più facile per chi accoglie il paziente farsi un'idea veloce e completa, facilitando i trattamenti che si rendessero utili. Le malattie cardiovascolari, soprattutto quando croniche e ben seguite, non devono impedire la normale vita delle persone, compresi qualche svago estivo in campagna, collina, mare o montagna. Ma la prudenza e l'organizzazione miglioreranno la qualità delle vacanze.